Ciao a tutti, finalmente torno sul canale dopo un po' di assenza. In realtà chi mi segue su Instagram sa già che a settembre sono diventata guida ambientale escursionistica e che potete venire in escursione con me alla scoperta del Friuli. In descrizione, peraltro, trovate il link con il calendario delle mie escursioni sempre aggiornato. A breve arriveranno anche i video dei 2 giorni a Mantova e dintorni che ho fatto circa un mesetto fa, per cui vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare anche la campanella per non perderveli. Ma passiamo al motivo per cui siete qui, ovvero quello che penso della mia ultima lettura, ovvero L'invenzione della natura di Andrea Wolf, una giornalista che ha percorso la vita di Alexander von Humboldt, famosissimo nell'Ottocento, ma praticamente sconosciuto al giorno d'oggi. Non entrerò nei dettagli, ma considerate che nel corso dei miei studi in scienze ambientali non è mai stato nominato, eppure si tratta del padre del pensiero ecologista che ha ispirato Charles Darwin. Senza di lui, peraltro, proprio Darwin non avrebbe scritto L'origine delle specie, ma anche altre personalità come Goethe, Jefferson, Muir, Bolivar, eccetera. La lista sarebbe davvero lunghissima. Peraltro, prendono il suo nome quasi 300 piante e oltre 100 animali. E pensate che già nell'Ottocento, durante il suo viaggio sudamericano, aveva capito l'impatto ambientale della deforestazione, anticipando il concetto moderno di salvaguardia dell'ambiente. Per tutto questo, non posso far altro che consigliarvelo, anche se ammetto è un bel mattone nel senso del peso e non per la difficoltà di lettura, tant'è che io l'ho letto sul mio ebook reader, che appunto ha reso decisamente più semplice portarmelo in giro. Spero che il video ti sia stato utile, nel caso lascia un bel like e se lo leggerai fammi sapere che ne pensi. Peraltro, se hai intenzione di leggerlo, qua sotto in descrizione ci sono i link per scaricarlo in versione ebook, ma anche per comprarlo in versione cartacea. Questo è un modo per sostenere indirettamente il mio canale, ma se vuoi farlo direttamente trovi qua sotto il pulsante Grazie, oppure puoi abbonarti al canale al costo di meno di un caffè al mese. Per appunto conoscere i benefit c'è sempre il tasto qui sotto. Infine ti ricordo che in descrizione ci sono i link ai miei social e al calendario delle escursioni sempre aggiornato. Come al solito ti dico, have a nice life!